Allora, per www.tv, Sebastian Frey, allora grande duello oggi tra i pali, fra te e Doni, due grandi interventi, soprattutto al nono sul tiro di Totti e al ventisesimo su Vucinic. Sì, ho cercato di chiudere più a lungo possibile la porta, perché oggi, voglio dire, un punto per noi voleva dire tanto, invece loro sono riusciti a far gol e noi alla fine, nonostante il coraggio e la spinta che abbiamo messo negli ultimi minuti, non siamo riusciti a far gol. Ecco, poi quel bolide di Batista traversa piena al 35esimo della ripresa, eri battuto lì in quel momento. Sì, ha fatto un gran tiro, è un giocatore molto forte fisicamente, devo dire che è stato molto bravo, perché comunque è un giocatore che corre, si impegna, lavora tanto per la squadra e poi la sua potenza fisica fa la differenza. Ecco, c'è stato un avvio al fulmicotone per entrambe voi, cioè sia per la Roma sia per la Fiorentina. Nella ripresa, ecco, nell'intervallo, che cosa vi ha detto Prandelli negli spogliatoi? Perché ho visto che siete rientrati anche molto più carichi. Sì, no, insomma, di crederci, di continuare con lo spirito del primo tempo, di giocare, di non indietreggiare, cose credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Poi la bravura dei singoli, loro sono venuti fuori, hanno avuto parecchie occasioni e sono riusciti a far gol. Un po' dispiace, perché comunque lo spirito oggi è stato quello giusto veramente. Quindi, ultima domanda, vi aspettavate una Roma così forte? Roma è una grande squadra, ci sono momenti, ci sono alti e bassi per tutti quanti, quindi loro devo dire che sono in netta crescita, insomma, l'Olimpico contro la Roma comunque è sempre una partita difficile. Grazie Sebastiano.